dove stai andando? Ma vieni con me, vieni, vieni con me. Non ti preoccupare, vieni. Avanti, dove sei? Sei entrato? Qua sono, qua. Andiamo al reparto profumi, dai. Avanti, andiamo. Me lo dici perché mi hai portato qui? Perché devo fare un regalo. Per chi? Per me. Ah, devi fare un regalo per te e chiedi un consiglio a me. E certo, magari tu mi sai consigliare per un profumo buono. Bravo, così io ti do un consiglio e poi tua moglie si arrabbia con me. Va bene, Salvo, dato che tu non mi sai dare nessun consiglio, io chiedo ad Alexa. Ma Alexa dov'è? Qua, non la vedo dove. Qua. Alexa è dappertutto. Alexa, ciao, sono arrivato da Mabu. Non sai dove sei? No, Mabu nel senso no, Mabu dove sono? Mabu è il nome del negozio, capito? Cosa devi comprare? E devo fare un regalo. Un regalo per chi? Per me. E vuoi da me un consiglio per te? Hai visto che anche Alexa la pensa come me, preciso. Ma che vi siete messi d'accordo tutti e due? È intelligente. Alexa, devo comprare un profumo buono. Vuoi un profumo all'uovo? Schifo, no, profumo all'uovo. No, no, Alexa, un profumo per uomo. Ok, ti consiglio un profumo per uomo all'uovo. Ancora con quest'uovo, no? C'è qualcuno che lavora qua? Cioè, penso proprio di sì. Allora, andiamo, dai, dai. Questo profumo all'uovo. Dove stai chi? Andando? Vieni. Allora, vediamo qua. Ma questi sono profumi per donna. Allora vado da là. Vieni, Salvo, vici, la signorina che è precisa. Ho visto. Grazie, molto gentile, arrivederci. Sì, molto gentile, ti sei dimenticato, Alexa, le chiedo scusa. Hai visto? Alla fine il profumo l'ho trovato. Non avevo dubbi, perché anche il profumo di Mabu è tutto un programma. Ma poi si sente da qui che è un profumo buono. Allora, hai visto che hai scelto il profumo all'uovo? Ancora con quest'uovo! Per favore, Alexa, ci manchi solo tu. Andiamo, il programma sta cominciando. Buonasera, come state? Eccomi qua, io sto bene perché tutto un programma sta andando veramente a meraviglia. Siamo contenti perché arrivano consensi a TGS e a RTP. È un programma strampalato, però Manfredi Diliberto arriva proprio nelle vostre case. Arriva, arriva quando arriva, perché anche oggi non abbiamo notizie di Manfredi Diliberto. Ecco, sì, no, dico al tuo buon cuore, dico tu arriva quando vuoi. Se c'è una convocazione, se c'è un inizio di registrazione, tu devi essere puntuale. È che non ci sono mai parcheggi, quindi non sì, è che ma parti un quarto d'ora prima, 20 minuti prima e trovi il parcheggio come ho fatto io. Allora, senti, ti volevo fare una domanda, tanto non è che ti disturbo. No, no, per carità, io stavo lavorando e dovresti lavorare tu. Ma tu ce l'hai a casa Alexa? Ma per carità, guarda, io vedo i tuoi video e quindi non voglio avere a che fare con Alexa. Perdonami Alexa, ma insomma. Ma perché dici no, cosa? Ma vedi che Alexa è utile. Ma quando mai? Guarda, io vado tranquillamente per la mia tu strada. Tu ad Alexa puoi chiedere qualsiasi cosa. Ho capito, ma io non ho domande da fare ad Alexa. Che gli... Invece no, prova a chiederle una cosa. Vabbè, una cosa gliela chiedo perché me lo stai chiedendo davanti esatto, alla televisione. Allora, Alexa, come fa il gatto? Miau, miau. Vedi. Vabbè, no, è facile. Però, troppo facile. Esatto, troppo. Beh, facciamo più... vediamo il gatto no. Come fa la pecora? Lo sa, è noi ma la pecora. La pecora. Salvo, secondo me tu non sei molto pratico di queste cose. Io lo faccio io una domanda più difficile. Tagliela tu. La metto in difficoltà. Tu hai dimestichezza con lei. Sì. Alexa, come fa il lama? Ma sputò. Dico, ma fra tutti gli animali che ci sono, giusto il lama gli dovevi, le dovevi chiedere. Scusami, domandale come fa il cane. Come faccio il cane io? Non lo fa nessuno. Vabbè, sì, meno male che ho gli occhiali. Guarda, vatti a preparare, vatti a preparare. Io vi chiedo scusa, ecco, ci mancava solo Alexa con il lama. Vabbè, insomma, perdonateci. Siamo pronti per un'altra puntata di È tutto un programma. Purtroppo è tutto un programma e io, povero me, non so mai quello che succederà. Buon divertimento! Ciao a tutti! Signora Sharon, per piacere, uno non è che può cominciare la trasmissione così, dicendo ciao a tutti! Ah, non va bene? No, non è professionale, non va bene! E vabbè, allora come vuole che cominci?
comincia, scusa. No, non lo so, signora Sharon, la faccia è in un modo diverso. No, guardi che la faccia è questa, non è che me la posso cambiare. Ma chi c'entra? La faccia non la sua faccia, la faccia è il verbo, la faccia è diversa. Ma come me la faccio la faccia diversa? Che devo andare al chirurgo plastico per lei? Allora, signora Sharon, sta faccia salta la domenica, per piacere. Allora, adesso prova a dirglielo in un altro modo. Faccia l'annuncio in un modo diverso. Va bene. Buonasera. Trasmetteremo per questa radio. Mica antica, se signora Sharon non si usa più presentare in questo modo. Ah va, dai, la faccia è diversa. Ancora questo discorso della faccia. La faccia questa, mica me la posso cambiare. Amore, la faccia non è la faccia sua, è la faccia che papà la fa in culo. If today is a bad day, got you crying, feeling sore, going this way, going that way. Se al mondo non c'è uno che è bello, ti fa svagare, son qui io per te, son quello che ti fa scordare. Se la moglie ti strilla, il marito ti assilla, non c'è chi ti fa calmar. Son qui io per te, son quello che vi farà riamar. Son la stella che brilla, son la tua camomilla, e con me ti puoi anche rilassar. Son la tua medicina, la tua bollicina, stappi in aria dalla TV, ti faccio sganasciar. Se ti arrabbi perché un motivo non c'è, ti stai a imbronciar. È tutto un programma, adesso ti leva lo stress. È tutto un programma e ti sta a rilassar. È tutto un programma e ti stai a svagar. È tutto un programma e lo stai a guardar. Adesso e dillo che è tutto il tuo stress. Bentornato. Bentornato. Ma dico, ma se può, sono stato 3 ore in fila alla cassa del supermercato per fare la spesa? No, per fare un cenino di Capodanno. Con divano e televisore, con mia moglie è un amore asintomatico, asintomatico. Non usciamo, non ci va, noi in disco non ci andiamo, e non c'è niente che non ci può cambiare. Amo, che c'è, amo? Senti, ma se tu dovessi riassumere la tua vita, io dico, in una sola parola, come la riassumeresti? Divano. E tu come la dovessi riassumere in due parole? Divano letto. Ma che mi trovo a me qua? Io sono immerso nel verde. Io sempre mi sono nascosto, da 30 anni, da quando ero piccolo. Giocavo a nascondino, non mi trovavano mai. Che cosa stai facendo? No, sto attivando la geolocalizzazione perché ci sono capo quelli del pollo a domicilio che non riescono a trovare la casa. Ti richiamo. Scusa, che cosa hai fatto? Cioè, sto attivando qua che sono quelli del pollo a domicilio che non sanno dove arrivare, capito? Cioè, arrivano qua, a pollo a domicilio qui da noi? Sì, qua. E chi te l'ha detto? Lei, capo. E che ti ho detto io? Di ordinare un pollo. A chi? A chi? Lei mi ha detto, devo entrare alla polleria d'oro, guardare negli occhi a gente la carogna e ordinargli un pollo. Ho detto di tirargli il collo a gente la carogna. E io invece ci ho ordinato un pollo. Ma che fa scherzo, sei un malavenchiato. Ma sei un malavenchiato. Fratuzzo mio, a 30 anni che io mi nascondo, manco mi hanno trovato quelli di che l'avviso. Arriva tuo figlio e mi ordina il pollo direttamente qua. Ma che t'ho fatto? Che cosa dobbiamo fare? Vabbè capo, una volta che questo è il pollo, lo poi ce lo mangiamo, capo. Ma dimmi una cosa, almeno gli hai detto per caso che qua mi nascondo io? Capo, è che sono scemo? Può essere mai che l'ho detto che qua si nasconde lei? Ah, ma no. Che gli hai detto? Che qua mi nascondo io, che proteggo lei.
uomo che poteva già... A cent'anni, che mi nascondo della tetanza, che è servita a niente, patate! Come niente patate? Può essere mai? Io il pollo l'ho girato con le patate, il pollo senza patate è asciutto, amici. Ma io te lo scanno! Capo, non si preoccupi, sarà il picciotto del pollo. Ah, ti raccomando, sì. Allora muovete con circospezione. Lascialo davanti il cancello, non lo far entrare. No, capo, che sono pazzo. E mi raccomando, sì. Non glielo pagare. No, queste cose che le facciamo noi. Sì. Buonasera, cercavo Antonio. No, non mi dovete chiamare col mio nome, ma dico, o mi potete chiamare Michele. Non so se ho suonato nel posto giusto, perché qua... mi pare tutto abbandonato. Ha suonato qua nel posto giusto, ha suonato. Ah, vai, me lo da questo pollo. Ma quale pollo? Il pollo. Questo è sushi. Ma da quando è che fanno il sushi di pollo? Questo non è pollo di sushi. Questo è sushi, ma senza pollo. Ma che mi sento confuso, che mi sento confuso. Senti, guarda, lei qua non ci può stare, senza ne devo andare, ma... No, mi dispiace, non posso venire con lei. Non posso venire! Mangia! Certo, prima me lo prendo e poi me lo mangio, che me lo mangio in piedi. Allora, l'hai preso il suo pollo? Ma lei è Ugo Boss. Sì, sono io. Avanti, vattene, che qua tu non lo sai che ci sta lui. Va bene, non lo dico a nessuno, ho promesso. E quando volete sushi, a disposizione. E da pollo, che sushi? Ancora con il suo sushi. Ah. Ma a quel picciotto l'hai pagato? No. Bravo, l'hai rubato? No, l'ho pagato in anticipo. Ma questo è sushi! E il pollo dov'è? E il picciotto avrà sbagliato! Dico, ma uno che capisce le cose c'è qua! Tu non capisci niente, sei un malamenchiata! Quello... Fratello mio, ma come devo fare con questo? Cioè, e io mi dovrei mangiare questo pesce morto? No, capo, non è morto! È resuscitato! Io qualche volta ci sparo a questo. Capo, però no, lei così è troppo suscettibile. Ma che cosa? Ho sparato da là. Ah, da là? Ah, vabbè. È tutto programma e lo stai a guardare. E dillo che sono forse. Non so più cosa fare, vorrei dimagrire. La notte non riesco a dormire. A pranzo mangio un'insalatina leggera e poi la notte non ci vedo più dalla fame. La mia testa è sempre lì, al cannolo che infrigo. Mi convinco di essermi alzato per bere un po' d'acqua, ma tanto lo so che sto per prendere il cannolo. Questa è l'ultima volta che mangerò cannoli. Da domani compro la cassata. Basta, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettermi a dieta. Nella puntata precedente. Ma mi scusi, lei chi cerca? E io cerco il dietologo. Io sono il dietologo, dottor Porcelli, piacere. Come perché uno vuole pigliare peggio? Perché per essere più agile. Le sembra che io non sia... agile? No, agilissimo.
Anzi, lo sai che cosa faccio io allora appena arrivo a casa? Appena mia moglie mi dice devi dimagrire. E lei che cosa fa? Ci dico solo oggi. Angela. Seconda puntata. Prego, avanti. Buongiorno, dottor. Prego, avanti. Buongiorno, si accomodi. Bravo. Io mi ricordo di lei. Dottore, però lei mi deve aiutare, perché c'è mia moglie che vuole che perdo, diciamo, qualche chilo in eccesso. Lei è fissato di perdere questi chili in eccesso e magari vuole fare pure una dieta. E certo, dottore, se non faccio la dieta come lei rimetto questi chili. Perché lei è convinto che facendo la dieta uno perde i chili in eccesso. Diciamo che da che mondo è mondo, facendo la dieta uno dimagrisce, anche un poco però. Mi scusi se rido, mi scusi, ma quindi se io faccio la dieta dimagrisco. Sa, ma lei a dieta non lo so, però. Io non sono stato mai a dieta, mi guardi. Se vede che la dieta non ha fatto male, dottore. Se lei vuole io le scrivo subito la dieta, perché qua ho una scheda con tutti i dati e siamo pronti a scriverle una dieta perfetta per lei. Grazie, dottore, lei sa che mi capisce. Grazie. Siamo pronti? Posso scrivere? Sì, scrivo. Bene. Prima domanda è, lei cos'è che non mangia? Diciamo, io non mangio solo le lenticchie, non mi piacciono. Nemmeno se le passa nel burro e poi le frigge? Le lenticchie? Nel burro e poi schifo. Ma chi cos'è? Se non le mangia... Vabbè, andiamo avanti. Dunque, lei con che cosa inizia la mattina? Con che cosa fa colazione? Ma diciamo, io la mattina mangio... due fette biscottate con un po' di marmellata senza zucchero. Vede, qui è l'errore. Lei, quando compra la marmellata, nell'etichetta deve essere chiaro 20% di frutta, 80% di zucchero. Questa è la perfezione. E vabbè, a questo punto io mi mangio lo zucchero direttamente dal pacco. Ok, così che... Va bene, andiamo avanti. E beve del latte? Diciamo, un po' di latte scremato, ogni tanto. Il latte no. Eviti il latte. La mattina 10 belle fette biscottate. 10 fette biscottate? Ma non so assai, dottore, non già fa. Per la dieta, se ne mangia solo due, non funziona. Almeno 10 fette biscottate. E poi faccia così. Prende un pentolino, scioglie del burro, mette le fette biscottate e le frigge. E cosa dimagrisco? Ah, dimenticavo. Sicuramente le hanno detto che per sgrassare, lei la mattina deve prendere acqua e limone. Sì, dottore, l'ho provata, aiuta. Provi a bere la mattina il burro che resta nel pentolino dove ha fatto le fette biscottate e vedrai i benefici. Dottore, guardi, se non torno è perché sono ospedale. Vabbè, casomai mi verrà trovato a lei. Arrivederci. Arrivederci forse, perché non so. Natasha! Sì, Natasha, mi ricordo perché sei venuta qua anche la scorsa settimana, sì, mi ricordo. Alt! Nella puntata precedente. Tu sei? Io sono Manfredi. Via Rapisardi 112. Dove l'hai visto scritto? L'ho visto in internet. Ah, no, guarda, io di internet non ne capisco niente, quindi... Asta come dice Varo! Adesso possiamo continuare. Natasha! Sì, Natasha, mi ricordo perché sei venuta qua anche la scorsa settimana, sì, Senti, guarda, io sinceramente sono un po' dispiaciuto, però non è nemmeno carino forse dirlo, però noi due non ci possiamo frequentare, perché comunque io di tecnologia non ne capisco niente, siamo diversi, capito? Ma dici Varo! Cioè, ma stai scherzando! Voi la faccia sempre triste! Ma dai! Fammi uno smile! Eh? Fammi uno smile! Un emoji! Moji! Ti piace l'uomo moji? Moji! A moji? Moji! Ma moji sempre di più! Moji! Sa, perché solitamente alle donne piace l'uomo, invece a te piace l'uomo moji! Moji! Mi sto mojando! Sto pomojato! Buongiorno. Buongiorno. Una bottiglietta d'acqua gassata, per favore. Sì, subito. Ecco a lei. Grazie. Quanto le devo? 10 euro, grazie.
10 euro. 10 euro per una bottiglietta d'acqua gasata. Il gas aumentò. Ma chi c'è? Non è questo il gas, è un altro. Senta, per piacere, mi dia un'acqua naturale, grazie. No, guardi, c'è rimasta solo l'acqua gasata. 10 euro. 10 euro. Il gas aumentò. Vabbè, senta, scusi, acqua effervescente ne avete? Un attimo che controllo, però lei è un cliente esigente. Allora, effervescente ce l'ho, 5 euro, c'è meno gas. Ah, c'è 5 euro perché... Vabbè, senta, guardi, io mi faccio un giro, va bene, caso mai ritorno. Grazie, arrivederci. E dire che ci abbiamo gli sconti. Amici di Pops of the Tops, Lops of the Tots, Pops of the Top, Lops, Tots, Tots of the Sosh, Sosh of the Stosh, Shock, Shock, Shock of the Shot, anche oggi la classifica ufficiale. Al primo posto troviamo la famosa canzone di Bobby a Social, Non c'è più niente da fare, stiamo solo a chattare. Ecco voi, Lops of the Tots, Pops of the Tots, a Tots, boh. Non c'è più niente da fare, ma dove dobbiamo arrivare? È un problema davvero. C'è chi si sentiva rock e ora sa solo fare video TikTok. Siamo rincoglioniti col cellulare in mano. Ma ci son caduto anch'io. E mentre mangiavo l'uovo alla coc, col cellulare mi fiscio TikTok. E su Facebook do l'amicizia a tutti voi. E domani chissà quanti ne accetterò. Un'amicizia eccola qua. Non ti accetto, ci giurerei che guarderesti le fotografie per farti i capi miei. E stiamo tutti a chattare, le foto sempre a postare. Internet ci ha regalato Instagram e sono dolori quando trovi tua moglie cucure fuori. E domani forse qualcosa in testa troverai. E da domani forse prenderai pure Sky. Tanto sai che le tiene a te. Hai follower che su 1.300.000. Lei su Instagram è una pantera e tu sei un cervo a primavera. Ma se ti può consolare, la d'orso vi puoi invitare. A te tua moglie davvero. E fate un battibecco, ma tanto lei batte, tu resti un becco. E tutto il programma lo stai a guardare adesso. E dillo che tutto cosce. Buongiorno. Salve, ho sentito parlare che c'è questa Fidelity Card, ma boom, cosa consiste? Sì, certo, eccola qua, questa è la nostra Fidelity Card, è una raccoglie punti in cui ottieni tantissime agevolazioni. Ma io ho sentito parlare anche di un'altra card. Sì, certo, eccola qua, la Young. Ah, io questa perché sono giovane, quindi. Ma no, hai 16 ai 26 anni? Ah, io ho 35 allora. E allora ecco la tua card. Grazie, arrivederci. Manfredi, ma che ci fai qui? Sono qui da Mabu che ho fatto la Fidelity Card. Devo farla anche io, quella bianca. Eh? Quella bianca tu? Cioè no? Non l'ho fatta io a 35 anni, la devi fare tu? Vabbè, ma per favore, va. Vabbè, d'accordo, io ho più di 35 anni, ma perché stai facendo così? Perché mi stai trattando così? È tutto programma e lo stai a guardare adesso. E dillo che sotto forse.
le principali notizie di oggi. Regia il foglio. No, non ho il foglio, regia. Datemi il foglio. Che cosa leggo senza foglio? Il gobbo l'avete? Il gobbo? Ah, è sfasciato. Buonasera, sono Pappa Fava di Che News 24. Ecco le notizie di oggi. In Sicilia, un uomo di 42 anni chiede il divorzio alla moglie, ma la moglie... Ancora prima che il marito chiedesse il divorzio, è scappata di casa lasciando il marito e due figli. Non si hanno al momento tracce di dove possa essere la moglie. Regia, ma se posso sapere perché sto parlando con questa voce? Che la voce ora è normale. Non lo so, che c'era, forse qualche problema al microfono, che... Boh, scusate, era un problema tecnico, non dipende... Era un problema tecnico, indipende, non dipende... Io non c'entro niente, vabbè, allora, proseguiamo con le notizie di oggi. Un malvivente si è introdotto a casa di una coppia di coniugi, portando via tutto quello che in breve tempo potevano rubare. Infatti in circa 20 minuti hanno smontato la cucina, scollegato i tubi e hanno rubato una cucina nuova di zecca. Leggi ancora questa voce, che ora la voce è normale. Ma se posso sapere perché quando io dico sassà, per esempio, prova la voce normale, appena leggo la notizia ho una voce caparo topolino, ma chi? Boh, niente, proseguiamo con le notizie. Ma che poi, scusate, ma la notizia che ho letto, un ladro da solo che entra a casa di una coppia e in 20 minuti si smonta la cucina e si porta. E chi il ladro era? Chi era? Flash? Cioè, che in 20 minuti scollega tu e si porta la cucina? Cioè, io per fare il trasloco, per smontare un lavello un'ora, ma chi? Scusate, allora, proseguiamo con le notizie. Problemi di viabilità nel centro di Palermo per l'esplosione di un tombino. Ce ne parla il nostro inviato Cesare Impacciato. Cesare Impacciato, a te la linea. Sì, dunque, allora, come vedete alle mie spalle... Cesare Impacciato, tutto bene? No, non vi preoccupate, sono soltanto due denti, nemmeno mi servivano questi, non è che... Sì, allora, io mi trovo... Vabbè, niente, fottitini, Cesare Impacciato. Vedremo se riusciremo a ripristinare il collegamento con il nostro inviato, Cesare Impacciato, che... Leggiamo, mi volete levare a chi? Grazie. Dunque, allora, proseguiamo con le notizie. Un uomo si è presentato ad un appuntamento al buio, che... Leggi, appuntamento al buio non significa che dovete spegnere la luce. Appuntamento al buio è uno che si presenta al buio. Al buio nel senso che al buio, che non conosce nessuno al buio, capito? Cioè, al buio. Ma prima il gatto e poi la pecora. Sì, e poi io invece alla fine faccio il gatto, vabbè, il cane. Signore e signori, buonasera! Trasmetteremo per questa strada! Questa strada! Ordinaggio il pollo! Vabbè, io. Non è così. Ok. Non te incendi la carota. Sì. Don Catacomba, aspetta la richiamo. Scusa, che cosa fa? Don Catacomba non c'è. Non mi dovete chiamare col mio nome, ma dico, non potete chiamare Michele! Allora, che cosa ha? Nella prossima puntata tu diventerai un killer professionista. Sì, capo. Sì. Più bravo dello zio. Sì. Hey Siri. Uè. Che sono tuo fratello che mi risponde uè. Ok, chiamo tuo fratello. Arriva la luce, minchione, mi quant'è. Allora, noi due non possiamo perché parliamo due lingue diverse. Ma quali soldi? Io non c'ho niente! Allora, cammini, basta! Abbiamo terminato, spero che la puntata vi sia piaciuta e io ne approfitto perché sono riuscito a togliere Alexa dalle mani di Manfredi Diliberto e quindi chiudo in bellezza perché sono io a fare una domanda ad Alexa. Allora, Alexa, ti è piaciuto il programma? Quale programma?
questo programma. Quale programma? Dai Alexa, è tutto un programma. È tutto un dramma? No, sì, per la verità è stato un dramma, però programma. Diaframma? No, il diaframma mi fa male pensando a Manfredi. Programma. Pentagramma? Sì, vabbè, la musica che c'entra. Dai Alexa, è tutto un programma. È tutto sua mamma? Non lo so se è tutto sua mamma, però se è così, povera mamma. Vabbè, Alexa, lascia perdere. Abbiamo terminato. Spero che vi siate divertiti, ma noi torneremo ancora una volta perché è tutto un programma e fatto proprio per regalarvi sorrisi e divertimento. Con Manfredi Diliberto, su TGS, su RTP, su web e sui social e anche con la partecipazione del signor La Rosa. Cu tuttu cori. Buonasera. E grazie. Ciao Alexa. Ciao. Se al mondo non c'è uno che è bello, ti fa svagare. Son qui io per te, son quello che ti fa scordare. Se la moglie ti strilla, il marito ti assilla, non c'è chi ti fa calmare. Son qui io per te, son quello che vi farà amare. Son la stella che brilla, son la tua camomilla e con me ti puoi anche rilassare. Son la tua medicina, la tua bollicina, stappi in aria dalla TV, ti faccio sganasciare. Se ti arrabbi perché un motivo non c'è, ti stai a imbronciare. È tutto un programma, adesso ti leva lo stress. È tutto un programma e ti sta a rilassare. È tutto programma e ti stai a svagare. È tutto programma e lo stai a guardare. Adesso è dillo che è tutto il tuo stress. Scusami Manfredi, siamo di nuovo da Mabù, perché questa volta ho bisogno io di una crema per uomo. Sì, ma io non è che ti so consigliare su queste cose. Ma come, una volta che ti chiedo un consiglio io, tu non mi dai aiuto? Non ne capisco niente io di crema antirrughe, però sai chi c'è che ne capisce più di me? Alexa. Qua, qua. Alexa è sempre pronta, qua, dappertutto. Qua. Allora Alexa, noi siamo qui da Mabù perché io voglio comprare una crema antirrughe. Vuoi una crema per le tartarughe? No Alexa, se salvo diciamo in tartarughe. No, Salvo aveva bisogno di una crema antirrughe. Se vuoi ti indico dove comprare le lattughe. Ma perché Alexa non capisce? Perché ormai ha un'età pure lei. Alexa, noi siamo qui da Mabù, dove hanno tantissimi prodotti per la cura e il benessere della persona. Quindi Salvo, giustamente, aveva bisogno di una crema antirrughe. Ok, ho capito. Oh, finalmente, dai. Ok, ti indico dove andare a comprare le acciughe. Ma perché a me mi hanno venduto Alexa quella scaduta? Senti, chiediamo aiuto qui da Mabù. Vieni, vabbè, vieni con me, andiamo. Grazie, molto gentile. Grazie a lei. Hai visto Manfredi? Del resto, da Mabù ogni prodotto è tutto un programma. E vabbè, l'importante è che hai trovato questa crema antirughe. Certo. Hai comprato la crema antirughe per le tartarughe. Sì, c'ho la tartaruga invecchiata a casa, c'ha bisogno della crema. Andiamo, ci vediamo alla prossima puntata.